Ah, me raconterò una storia, diciamo, della salumiera, la salumiera futurista. Niente, c'era una volta, diciamo, una salumiera che aveva una bottega, una bella bottega, e c'aveva di tutto, di tutto. C'aveva il latte, c'aveva i biscotti, i salumi, il vino, c'aveva la birra, una piccola bottega di una volta, quando le botteghe erano tradizione familiare. Un giorno in questa bottega entra un ragazzo, la signora tutta premurosamente, la salumiera, dice: "Buongiorno, come posso essere utile?" Dice: "Senta, me lo fa un panino con la mortadella?" Bene, allora la signora ci fa il panino, lo prende un panino con le sue mani, lo spacca, lo mette sopra il bancarino, prende il macchinino e taglia la mortadella. Nell'atto in cui spacca, prende la mortadella, la mette nel panino, lo chiude, dico: "Prego, senta, dice, la mangia qua o te lo devo incartare?" "No, no," dice, "me lo incarti che devo andare a scuola, devo andare all'università." Di qua. "Ah," dice, "lei è uno studente." "È un studente, ho questo dente, è un studente." "No, io sono studente, devo andare all'università a studiare, sto prendendo la laurea." La laurea. "Bene, bene, bravo, bravo." E allora la signora fa: "Ma che ci vai a fare a scuola? Che poi non trovi lavoro, vedi come mio figlio che è seduto là qua, dice, alla cassa, che ora lavora con me, che ho 4 anni che cerca lavoro, che è da barare." "Ah," dice, "mi dispiace, signora." "Eh," dice, "io, però già io il posto di lavoro già ce l'ho." "Ah, bravo." "Sì, perché grazie che mio padre è veterinario, este un grande ospedale, diciamo, e quindi già io prenderò il suo posto, che è da barare." "Cazzo, vedi in Italia come funziona la situazione, perché giustamente lei è salumiera, suo figlio farà la salumere. Io sono figlio del dottore, farò il dottore, ma non, è scientificamente approvato. Buongiorno signora, buona serata. Saluto Fattatoro, ciao."